Siamo qui con Marco Orsi, insegnante di sei dirigente scolastico a Lucca e sono responsabile, possiamo dire nazionale, della rete di scuole senza zaino per una scuola comunità. Il titolo del progetto che è venuto a presentare al convegno Education 2.0 è appunto Senza zaino per una scuola comunità. Ce lo racconta un po' il progetto. Significa, la nostra iniziativa è una iniziativa di trasformazione degli ambienti di apprendimento, secondo proprio quello che diceva stamani Luigi Berlinguer. Trasformare gli ambienti di apprendimento significa riconfigurare, ristrutturare l'ambiente fisico e allo stesso tempo adottare nuove metodologie didattiche. Per esempio, le nostre aule sono strutturate in aree di lavoro, abbiamo almeno 2-3, a volte a seconda degli spazi disponibili, 4 aree di lavoro. I ragazzi lavorano a più attività in contemporanea, c'è una forte autonomia del lavoro dei ragazzi. Siamo ispirati dai grandi pedagogisti come Dewey, Pestalozzi, Maria Montessori. Adottiamo tante idee, per esempio, di Maria Montessori, sia negli spazi fisici, ma sia come gestione anche dell'attività didattica. Ci riferiamo poi al modello costruttivistico, cioè i ragazzi, appunto, siccome sono invitati ad assumersi la responsabilità del proprio apprendimento in questo senso sono costruttori autonomi del proprio processo dell'imparare. Quanti ragazzi sono coinvolti in questo progetto? Dunque, attualmente sono 5.400, noi abbiamo circa 500 docenti, 61 istituti, di cui 61 scuole, quelle che in Italia chiamiamo plessi, 33 istituti, di cui 27 in Toscana. L'iniziativa è partita da Lucca e sostenuta anche in parte dalla regione toscana. Ma i docenti che partecipano a questo progetto hanno avuto una formazione particolare oppure è stata, diciamo, un'autoformazione in itinere? Dunque, noi facciamo formazione in situazione in itinere. Innanzitutto aiutiamo gli insegnanti a riscoprire le grandi ricchezze professionali che hanno, che a volte sono tenute, diciamo, nel segreto della propria attività. Cerchiamo di far capire che hanno delle risorse importanti, quindi un'azione è quella di riflettere su quello e valorizzare quello che viene fatto utilizzando le teorie pedagogiche migliori. Abbiamo trovato tanti insegnanti che ritrovano l'entusiasmo del proprio lavoro, perché viene proprio riconfigurato la relazione, il modo dell'apprendimento. Ma anche in qualche modo la centralità del docente come tutor vero, cioè come persona che gestisce il flusso della didattica, del coinvolgimento del ragazzo. Sì, per esempio è un'idea dueyana, montessoriana, l'insegnante è l'organizzatore dell'ambiente, fa da modello, deve più che spiegare, anche spiegare, ma soprattutto organizzare, illustrare, mostrare, come si fa a Maria Montessori, prima di far fare le cose ai bambini, le mostrava essa stessa. Poi c'è un momento in cui l'insegnante si ritira e fa in modo che i ragazzi lavorino da solo. Sì, queste le competenze si acquisiscono nell'autonomia. In Italia si parla tanto di competenze senza ricordare che le competenze si hanno se c'è indipendenza e autonomia. Questo Maria Montessori l'aveva estremamente presente. In qualche modo accompagnare i ragazzi per mano, ma lasciarli. E i ragazzi come hanno reagito a questo tipo di approccio? Ma l'iniziativa sta andando avanti, noi abbiamo problemi a rispondere alle esigenze, anche per la scarsità di risorse che un'iniziativa di questo tipo ha purtroppo, però noi ci stiamo espandendo, abbiamo richieste senza fare ovviamente qualsiasi politica di marketing, ci stiamo espandendo in tutta Italia, quindi c'è l'entusiasmo dei ragazzi come dei docenti, ecco, abbiamo anche raccolto interviste e questo dimostra un po'. E l'importanza della tecnologia e del digitale in questo progetto? Io riportavo il caso della Finlandia, su cui tutti noi ci soffermiamo forse in modo unilaterale. Noi siamo stati in Finlandia, io ho presentato Senza zaino in Finlandia, ho visto le scuole e in Finlandia mettono insieme la mano e la dimensione virtuale. Nelle aule hanno la LIM, in tutte le aule sono dotate di LIM, computer, però hanno anche la cucina.
hanno lo stereo, hanno dei laboratori dove la mano è al centro, cioè hanno laboratori di falegnameria, hanno laboratori di musica, di taglio e cucito. È un approccio molto pragmatico. È un approccio pragmatico, ma che mette insieme la mano, la mente e il corpo. Certo. Oggi la mente è anche il computer, ma non bisogna dimenticare, perché è richiesto dalla società del terzo millennio, un ritorno alla mano, un ritorno alla terra, che è un ritorno alla natura, un ritorno anche alle relazioni dirette, tu per tu. E, rispetto al suo progetto, una cosa che migliorerebbe è invece una che è un punto di orgoglio che va assolutamente replicata così come è stata pensata. Io dovrei potenziare di più la formazione dei docenti, dovrei convincere soprattutto i dirigenti scolastici che bisogna occuparsi di didattica e non solo di amministrazione, perché la scuola italiana, se il dirigente scolastico non ritorna sulla didattica, non potrà fare passi avanti. L'orgoglio è vedere l'entusiasmo dei docenti in una situazione che non è bella nel nostro paese. È vero, i tagli sono diffusi in tutto il mondo, però forse l'Italia soffre un pochino di più nella scuola. È un progetto modellizzabile, cioè replicabile, quindi... Certo, perché noi lo facciamo nella scuola pubblica, sfruttiamo gli spazi dell'autonomia, naturalmente anche l'arte degli italiani di arrangiarci, a volte coinvolgiamo i genitori nel dipingere le aule o nello ristrutturare gli armadietti, i tavoli, eccetera, e quindi è replicabilissimo, ci vuole soltanto entusiasmo e buona volontà. Un'ultima domanda, il suo progetto con uno slogan? A scuola senza zaino, per una scuola comunità. Grazie mille. Grazie.